Ed eccoci di nuovo qui, è quasi tutto pronto, sono stati chiamati in campo, sono già pronti sulla linea di tiro. Si va col tiro alternato, sempre punteggio cumulativo. L'arbitro è Graziano Musolesi, membro anche della commissione giudici di gara. Ed ora assistiamo alla sfida tra Daniele Cassiani, Arcieri Fivizzano con maglia blu, maglia azzurra e maniche rosse, mentre Fabio Lucazzolini, campione uscente degli Arcieri Orione, cappellino giallo. Apre con un 8. Si apre con un 8 questa sfida da parte di Daniele Cassiani. Otto. Risponde con un 8 anche Fabio Lucazzolini, titolare a Londra 2012. Il suo obiettivo è naturalmente guadagnarsi la qualifica anche in occasione dei mondiali in Germania quest'estate per Rio 2016. Un 9 per Cassiani, 17 punti per l'atleta degli Arcieri Fivizzano, 9 anche per Fabio Lucazzolini. 17 pari al momento, è passato a 26 punti Daniele Cassiani con un altro 9 ed ora la terza freccia per Azzolini. Diamo 9. Un altro 9, 26, quindi 26 pari al termine della prima volée. Si comincia con un match equilibrato. Confermato il 26 a 26 tra Daniele Cassiani e Fabio Azzolini. Si ricomincia, seconda volée, finale compound W1 maschile. Daniele Cassiani va in mira con il suo compound, seguito dal coach che è anche il padre. 10. Comincia alla grande con un bel 10 Daniele Cassiani. 10. Risponde con un 10 anche Azzolini. Azzolini presente anche alla conferenza stampa. Azzurro è, diciamo, l'atleta di casa, visto che è Emiliano Romagnolo. Un 9 da parte di Cassiani alla sua seconda freccia, 19 punti per lui. 10. Risponde invece con un 10 Azzolini, quindi un punto di vantaggio per il momento per l'atleta degli Arcieri Orione. Terza freccia per Cassiani. 9. Rimette sul 9 e quindi 54-28 il parziale di questa volée. Vediamo la terza freccia di Azzolini, se mantiene quel punto di vantaggio. 9, 9 e quindi lo mantiene. 55-54, 29-28 il parziale. Bella sfida tra i due atleti compound.
A seguire il match dietro le quinte c'è anche Antonio Tosco, che naturalmente è interessato in prima persona, visto che è lui il coach della nazionale compound, la divisione compound. Noi ringraziamo ancora il comitato organizzatore nella persona di Marco Galli, che è veramente impagabile per il lavoro che sta svolgendo. Lui e tutti i ragazzi degli arcieri della Landa, la costola arcieristica della Polisportiva Zola. E allora si ricomincia con la terza volée. Inizia Cassiani perché è in svantaggio. Prima freccia. Inizia con un 9 Cassiani. Risponde con un 9 anche Azzolini. Seconda freccia per Daniele Cassiani, arcieri Fivizzano, 9. Seconda freccia sul 9 anche per Azzolini. Quindi perfetta parità, 18-18, terza ed ultima freccia di questa terza volée per Daniele Cassiani. Un altro 9. Punti per Cassiani. Diamo Azzolini alla possibilità di guadagnare un altro punto sull'avversario e ce la fa perché mette dentro il 10. E allora 83-81, 28-27 il parziale. Non ha lasciato nulla al caso. Attendiamo chiaramente che Graziano Musolesi, il giudice di gara, confermi ufficialmente il punteggio. Mentre avete visto, Antonio Tosco va a parlare con Daniele Cassiani, il coach della nazionale compound paralimpica. Antonio Tosco è ancora arciere competitivo, lo abbiamo visto in gara anche al challenge, ai campionati italiani, ha dato tanto con la nazionale azzurra nelle vesti di arciere, adesso sta dando il suo importante contributo anche alla nazionale paralimpica. Lo scorso anno in realtà ha seguito molto da vicino anche la nazionale compound, tra virgolette, normodotati, perché il coach Tiziano Xotti ha avuto qualche problema per poter seguire gli atleti in trasferta e quindi per questo ha dovuto farne le veci Antonio Tosco. E si ricomincia sempre con Daniele Cassiani, che comincia
due punti di svantaggio. Inizia con un 9 Cassiani. Adesso tocca ad Azzolini. 10 per Azzolini, che un altro punto lo mette da parte di vantaggio, quindi più 3 in questo momento, lo vedete in grafica con Marco Carpignano qui al mio fianco. Un altro 9 per Cassiani, 18 punti per lui, seconda freccia anche per Azzolini. 9 per Azzolini, sempre più 1, in totale più 3. Cassiani, terza freccia che chiude la volée. 9, 27 punti per lui. Adesso manca la terza freccia di Azzolini. Dopodiché sapremo che vantaggio è riuscito ad avere. Un altro 10, quindi un altro punto, più 4, 29-27 il parziale, 112-108. Quindi manca una sola volée e 4 punti da recuperare per Daniele Cassiani, che parla con Tiziano Faraoni. E si ricomincia con questi 4 punti da recuperare per Cassiani, che comincia con un 9. Gli serve qualche 10 in più all'atleta degli arcieri Fivizzano per riuscire a recuperare, visto che mancano solo due frecce al termine, due frecce ciascuno al termine della partita. Seconda freccia per Cassiani, per ora 9-9 il parziale. Si è visto dall'espressione di Cassiani che non andava bene questa freccia, infatti è finita sul 7. Deve mantenere, va sul 10, incrementa ancora di più il suo vantaggio Fabio Luca Azzolini, che può quindi confermare il titolo. Brene anche questo 10 di Cassiani, quella che è la sua ultima freccia, e adesso Azzolini ha la possibilità del match point. Eccolo qua, il 9 che gli regala il titolo italiano assoluto compound W1 maschile. Fabio Luca Azzolini batte 140-134 Daniele Cassiani, medaglia d'oro per l'atleta degli arcieri Orione, che riceve i complimenti di Tiziano Faraoni, presidente del comitato regionale Toscana, e i complimenti di
Daniele Cassiani. Ed ora la stretta di mano anche per Antonio Tosco, coach della nazionale compound. E allora un'altra medaglia d'oro è stata assegnata dopo quelle del visually impaired maschile e femminile, è stata assegnata la medaglia d'oro compound V1 maschile, e a guadagnarsela è stato Fabio Luca Azzolini, così come aveva fatto lo scorso anno in occasione dei tricolori 2014.